Benvenuti a Cucina Sportiva! Oggi faremo una ricetta particolare del Sud America, pollo super iper proteico alla messicana. Gli ingredienti sono questi, come fa il mio grande maestro, baffo da crema. Pensate quale grande sponsolo! Ma chi mai ce l'ha avuto? Olio, peperoncino, aglio, cipolla. Ecco, non ce la faccio, lui davvero, cioè, che polmoni ha? Olio, peperoncino, aglio, cipolla di Tropea, rigorosamente di Tropea, pomodori, fagioli neri, tabasco, basilico, petto di pollo intero, riso. Riso bianco, riso basmati. Il pollo non poteva mancare in una ricetta proteica perché, voglio dire, è il cibo base per chi fa palestra. Ma ricordati che infilarti le piume nel c***o non fa di te una gallina. Questa è una grande citazione a un film, vediamo se qualcuno le indovina nei commenti. Magari c***o bippiamolo, che sarà bippato anche adesso. Perché oggi non sto cucinando per me, sto cucinando per un mio amico che è un misto tra Cettola Qualunque, Tony Montana e Franco di Zelig. Vieni qua Giovanni, che è il portinaio del nostro ufficio, cioè che è un calabrese, cioè ricetta messicana da far provare a un calabrese. Piacere, sono un po'... Per questa ricetta, che diciamo che è per due persone, bastano 200 grammi di pollo. Uno che è abituato al peperoncino di Soverato. Il tabasco, cioè, ci lavi la scella la mattina? Lo so che lavi la scella, però io normalmente preferisco il peperoncino. Ce l'abbiamo, Ecco. Anzi, tra l'altro, leggi qua, peperoncino... Di Calabria. Calabrese. Anzi, dovete prendere il peperoncino di Soverato. Meglio. Famosissimo. Comunque, Giovanni, oggi è qua perché devo riuscire a convincere che questa ricetta, oltre a essere maledettamente sana, è anche buona. Tu ci credi? Ma tu stai sudando come un cinghiale, cioè veramente. Quando sento peperoncino sudo. Pollo tagliato a dadini più piccoli possibili. Ora bisogna metterlo a marinare insieme a peperoncino, aglio e ovviamente olio. Mi serve una bella scodella. Scodelliamo. Qua mettiamo un cucchiaio d'olio per ora. La vita comunque è come l'olio. E un attimo farsela scivolare di mano. Questa qui era una stupidaggine, però i palestrati la usano spesso quando caricano le foto su Instagram e fa terribilmente ridere perché non vogliono dire nulla e si prendono troppo sul serio. Olio messo, bisogna mettere peperoncino, assolutamente. Giova, quante ne mettiamo? Uno? Taglio il peperoncino. Sento, ma nella mattina manneia, quando ogni volta che taglio sento proprio la Calabria che... Comunque volevo dire solo una cosa, ma il sale non lo metti? No. Come no? Ma tanto c'è il peperoncino e il tabasco che dà un sapore che basta e avanza. Pizzichino di sale ci vuole. Ci vuoi mettere un pezzichino di sale? Mettiamoci... Un pezzichino di sale ci vuole. Ma comunque se... Giriamo per bene e adesso mettiamo uno spicchio d'aglio. Infatti non sei proprio un calabrese per usare un coltello, Questa frase qui è di un autorazzismo incredibile. Allora, giriamo per bene e lasciamo poi marinare per qualche minuto il nostro... pollo con, ripetiamo, un cucchiaio d'olio, peperoncino e aglio. Primo step andato, passiamo al secondo passaggio che è l'insalata di pomodori, cipolla e fagioli. Allora, siccome quando uno va in palestra e poi torna a casa non è che ha così voglia di cucinare perché è stanco morto, vendiamo i fagioli già pronti, così in un attimo. Se no fare i fagioli, Giovanni, tu li hai mai fatti, devi lasciarli il giorno prima. Devi lasciarli sempre 24 ore al mollo. Neanche una donna ha bisogno di così tante attenzioni. Certo, allora prendiamo due pomodori. La donna paragonata al fagiolo, proseguiamo. No, non è la donna paragonata al fagiolo, ho detto che i fagioli hanno bisogno di attenzione, ho detto che le donne, che io amo tutte le donne, soprattutto fagioli, la mia donna, hanno bisogno di tante attenzioni. Comunque la logica vi porta da A a B, invece l'immaginazione vi porta ovunque. Sì, perché io mi taglio le dita, che cucina sportiva è? Dopo è cucina da... Dai, taglia un po' in un modo sportivo, vai. Cosa vuol dire tagliare un pomodoro in un modo sportivo? Una pressione ogni taglio. Nella vita puoi deludere chiunque, ma mai deludere un calabrese. Esatto, se lo delude un calabrese dopo ti commenta, Comunque un saluto a tutti i calabresi che ci seguono, che sono persone fantastiche. Tra l'altro io da piccolo anche quest'anno sono andato in vacanza nella vostra fantastica regione. Però non sei andato a Soverato? No, sono andato a Tropea, sono andato a Briatico, sono stato a Capo Vaticano, sono stato un sacco di posti belli a Calabria, fantastica. Io ero andato lì per fare il giro delle isole Eolie, ma ho beccato mare mosso. Cosa ridi? Avevo già pagato tutto, non c'è... Pomodori tagliati, ora prendiamoci la cipolla e ne tagliamo metà. Questa è la Calabria, Giovanni.
Cioè, non che la Calabria puzza cipolla, nel senso, questa è frutto della Calabria, intendo. Adesso vediamo se piangono gli occhi, eh. No, ma i veri uomini non piangono mai. Piangono gli occhi? I vecchi ricordi, la Calabria mi fa sempre piangere. Comunque avevi ragione, devo stare attento alla cipolla. Vabbè, ma fa niente. Le lacrime non sono nient'altro che il sudore della nostra anima. Questa è mia, eh? Questa è mia, lo giuro, l'ho inventata adesso perché... Però secondo me, non so, il pomodoro dovesse mettere un po' di sale con la cipolla. Un po' di sale, mettiamo... Vieni a metterlo tu, dai. C'è un meme, sai cosa sono i meme? No, non lo so. Te lo spiegherò un altro giorno. Che mette il sale così. Lo fa scivolare sull'avambraccio. Adesso spero che non si... No, dopo pele, dopo la... No, ma fa niente, ma il pelo è creatina, va bene, vai. Olè, bellissimo. Basta. Fagioli scolati, aggiungiamoli all'insalata. Comunque i fagioli sono una grande fronte. Scusa, adesso mi faccio a riprenderli. Va bene. Ricco di fibre e con un sacco di carboidrati, perfetti. Basilico, spezzettiamo con le mani in modo delicato e fine. Fallo da sportivo almeno questo. Ma, dimmi tu come lo spezzetterebbe uno sportivo. Volando indietro. Cubi. Quando tu non sai le quantità, basta che dici cubi. Che vuol dire, Giovanni? Metri cubi di cemento. No, cubi è no. È quanto basta. Cucchiaio d'olio, uno. Io amo il tabasco, io lo metto anche la mattina veramente quasi nel latte. Anche nel latte, allora. No, però, nel senso, dimmi tu quanto. Mettilo tu, perché io pure io lo metterei veramente così. Fai tu. Perché dopo io esagero. Tu devi assaggiarlo, eh. Dopo non vorrei che mi dici, è piccante questo. No, sei tu che piangi dopo. No. Ah sì, allora possiamo... Ok, ci siamo. Che belli sono quelli che fanno in cucina, che fanno... Insalata pronta. Pollo pronto per essere cucinato. Lo mettiamo nella nostra fantastica padella. Ormai ci c'è nel sangue, eh. Sì, ormai. Non va anche nei ristoranti. Quali? Cucinavo in Calabria. Bravo. Il piatto è pronto, Giovanni. Allora, devi fare un po', vai. Che aia! Bravo. È stato molto bravo. Però il collo. No, sono contento. Meno male che ti è piaciuto, sennò... Sei un ottimo chef. È come mangiare salsa e cacare fulmini. Giovanni, grazie bravo. Mille. La farai a casa? Certo che lo farò in casa. Bene. Questa video ricetta è finita, grazie per aver visto il video fino qui. Lasciate un like e commentate se anche voi amate il piccante come me e Giovanni Calabrese. Mi raccomando, ci vediamo alla prossima video ricetta qui su MasterChef! Mi vergogno terribilmente ogni volta di fare questa cosa qua. Però vabbè, l'ho fatto.